E, no, io quindi ovviamente diciamo non parto dalla esperienza personale in varie di quelle, diciamo, quelle sfighe di cui abbiamo parlato, dal dottorato con e senza borsa all'assegno all'RTD, ma voglio invece ovviamente parlare per quello che è stato detto, diciamo, sul ruolo in particolare dell'Europa in quello che sta accadendo nel processo di distruzione della ricerca pubblica e della ricerca universitaria di cui abbiamo parlato. Io parto da alcune cose che dicevano all'inizio sia Francesco che Daniela, perché è vero che noi subiamo un doppio livello, diciamo, di problema, quello che deriva direttamente dall'Unione Europea e quello che, diciamo, invece ci mettiamo di nostro a livello italiano. Sicuramente il quadro delle politiche di austerità è un quadro, diciamo, di per sé cogente e impattante, diciamo, sulla questione dei fondi alla ricerca, del finanziamento alla ricerca. Giustamente Francesco ricordava l'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione. Va anche detto che, diciamo, c'è un 3% che nelle politiche europee conta più di un altro, cioè c'è il 3% del deficit PIL che conta sicuramente, diciamo, a livello di politiche concrete più del 3% che ci si era prefissi a Lisbona. Quindi, diciamo, già se si invertissero le priorità sui 3% potremmo ragionare di altro, e sicuramente è, diciamo, assolutamente condivisibile quello che diceva Daniela, diciamo, provare a ragionare sul fatto che i fondi per la ricerca, gli investimenti per la ricerca possano essere messi fuori dal vincolo del 3%. Io credo però che noi, diciamo, dovremmo fare un ulteriore passo in avanti. Perché? Perché non solo sta accadendo, diciamo, a livello europeo complessivamente, chiaramente non solo sul terreno della ricerca, il fatto che le politiche di austerità stiano funzionando, diciamo, e avendo come primo effetto quello di una ulteriore divaricazione fra Nord e Sud Europa, cioè aumenta la forbice, si drenano risorse del Sud e sostanzialmente si riportano al Nord, la stessa cosa che, come tu dicevi, avvenuta in Italia, avviene a livello europeo come una delle prime conseguenze delle politiche di austerità. Non è un caso che, diciamo, le situazioni sul terreno, diciamo, della ricerca universitaria e non solo nei paesi del Sud Europa, Spagna, Italia, Grecia in particolare, siano assolutamente comparabili, anche se noi poi, diciamo, abbiamo sempre, come dire, dei tocchi di classe che non ci facciamo mancare. Ma il punto è, secondo me, provare a ragionare a livello europeo. Io ricordo, ne parlavamo con i ragazzi della Rete della Conoscenza qualche tempo fa, di quella che chiamavamo la Maastricht dei saperi, no? Cioè del fatto che diciamo, invece sul terreno dei diritti del lavoro, di un labor standard, cioè provare a immaginare l'Europa come un luogo in cui costruisci, diciamo, quelli che a livello di singolo ateneo si chiamano i livelli essenziali, no, i LEP, provare a costruirli a livello europeo, cioè per quanto riguarda ad esempio il diritto allo studio, delle garanzie minime a livello europeo, così come delle procedure di infrazione invertite, procedure di infrazione non per chi sfora il deficit PIL, ma procedure di infrazione per chi non investe abbastanza in ricerca pubblica. Allora, io credo che questa è, diciamo, la direzione verso cui dovremmo marciare, verso cui secondo me l'Europa dovrebbe marciare. Chiaramente, purtroppo, come sappiamo, la direzione è esattamente l'opposta. Io ero qualche giorno fa a una iniziativa organizzata nell'ambito del semestre di presidenza italiana, in cui Emma Marcegaglia ci spiegava quali sarebbero stati i vantaggi del trattato di commercio tra Europa e Stati Uniti sull'economia italiana, e sappiamo che dopo, diciamo, insieme al TTP ci sarà il TISA, ovvero, diciamo, la privatizzazione di pezzi interi di sistema della formazione e di sistema sanitario. E che, diciamo, attualmente la dichiarazione di Renzi sul TTIP è di pochi giorni fa, diciamo, massimo sostegno, accelerazione durante il semestre di presidenza italiana dei round negoziali, e questo significa, diciamo, ragionare sulla, diciamo, questione degli standard in maniera esattamente opposta a quella a cui invece, secondo me, bisognerebbe accedere. Quindi, diciamo, noi stiamo assistendo non solo a un processo di
definanziamento, ma anche un processo progressivo di fatto di privatizzazione. Diciamo, sono due cose che chiaramente si tengono insieme. Vengo invece al fatto che dovremmo anche ragionare di più, secondo me, e qui scusate, diciamo, entrano in campo elementi di esperienza personale, su come i finanziamenti europei alla ricerca stanno diventando, che diciamo è una delle cose a cui ci si appiglia come a San Gennaro, esattamente per le ragioni che avete mostrato qui ora, diventano però a loro volta elementi di vincolo e di cogenza e di indirizzo sulla ricerca, che sono, diciamo, davvero un condizionamento pesantissimo sulla libertà di ricerca. Io credo che su questo dovremmo ragionare di più, perché Horizon 2020, che ha, diciamo, dato sicuramente, penso a quelli che erano i bandi FIRB, che in qualche modo già si appoggiavano su Horizon come criteri più che come risorsa, i bandi SIR eccetera, ma hanno, diciamo, una funzionalizzazione della ricerca a determinati parametri, a determinati criteri, che, diciamo, diventa ovviamente la precondizione perché la ricerca venga finanziata. Per cui quel quadro che descrivevi tu, diciamo, di ricerca, libertà di ricerca condizionata dall'elemento della precarietà, diciamo, diventa ancora di più condizionata nel momento in cui tu la devi funzionalizzare e settorializzare per poter avere un finanziamento. Aggiungo, diciamo, non ne parlo perché l'ora è tarda, c'è tutto il capitolo Erasmus, è quello che sapete, si è discusso e si sta discutendo a livello in Commissione Cultura sull'Erasmus, su cui non parlo, ma diciamo invece ci fa capire come la generazione Erasmus, di cui qualcuno si riempie la bocca, diciamo, immersa fortemente in crisi, diciamo, dai processi di precarizzazione e di finanziamento. L'ultima cosa la voglio dire sull'Italia, e la dico, cioè, o meglio, non la dico perché l'avete già detta voi. Io, diciamo, qui ho ritrovato gran parte delle slide di Tabusi, diciamo, sul tetto di architettura, sulle conseguenze della Gelmini. Mi sembra che, diciamo, purtroppo le slide di Tabusi fossero più che veritiere, diciamo, ampiamente profetiche, diciamo, sul fatto che la riforma Gelmini fosse una riforma dettata da Confindustria, sul fatto che le parole merito, governance, diritto allo studio, no, diciamo, che erano i tre cavalli di battaglia, diciamo, della retorica gelminiana, hanno prodotto risultati che erano stati, diciamo, dal movimento del 2010 ampiamente previsti. Fare un elenco, diciamo, degli scassi, diciamo, dei danni che si sono prodotti nell'intervallo tra il 2010 e il 2014 sarebbe abbastanza lungo, perché, come ci siamo sempre detti, i tagli costituenti, che partono almeno dalla 133, si sono poi chiaramente inseriti dentro un disegno di riforma complessiva del sistema universitario, dalla questione della valutazione all'abilitazione senza reclutamento, al blocco del turnover, all'accorpamento dei dipartimenti con criteri, diciamo, che scientificità hanno poco a che fare, che si sono risucchiati a loro volta ai dottorati con accorpamenti che sappiamo hanno anche lì poco, diciamo, di criterio scientifico come asse portante. Siamo invece fermamente rimasti a mantenere i nostri idonei non borsisti e i nostri dottorandi senza borsa, ma il quadro che sappiamo. Allora, io da questo punto di vista voglio soltanto dire una cosa. Io credo che noi dobbiamo fare un lavoro importante di sensibilizzazione, perché lo ricordavano prima Stefania e altri interventi, il punto è uscire dall'idea che la devastazione della ricerca stia dentro, diciamo, un ragionamento solo che riguarda gli specialisti e gli addetti ai lavori. È evidente che, appunto, l'impatto dello smantellamento, meglio, come a me piace chiamarla, citando un classico, la dismissione, perché qua siamo di fronte alla dismissione di un intero sistema paese, non riguarda soltanto chiaramente la ricerca. Io ero l'altro giorno davanti all'acciaieria di Terni, e veramente lì è la dismissione, diciamo, la svendita di assi strategici del paese in mano ai privati, la svendita del paese in mano agli interessi
tedeschi nella partita che si è giocata sulla Commissione europea. Non la faccio lunga. Io penso che noi dovremmo essere in grado di comunicare che il pezzo, diciamo, del sistema universitario, del sistema culturale, c'è anche ovviamente la scuola. Noi abbiamo anche qui le chicche, la ministra che dice che i precari della scuola non saranno eliminati fisicamente, bontà sua, saranno, diciamo, soltanto anche lì, che è il ministro della cultura che ci parla dell'importanza dei campi da golf. Insomma, io credo che noi dovremmo essere in grado di comunicare che questa non è una battaglia che riguarda soltanto chi, ovviamente tra virgolette, chi lavora nell'università, chi lavora negli enti di ricerca pubblica, ma che la dismissione del sistema della ricerca è uno dei pezzi principali della dismissione di questo paese a cui noi dobbiamo contrapporci. Grazie mille.